Signori, questo gioco lo aspettavo con ansia. Lo dico quasi sempre, è vero, ma in alcuni casi è ancora più preponderante questo mio sentimento. È arrivato questo gioco che proprio nella mia ricerca di dell'FPS vecchio stile, che mi ricorda l'infanzia, ebbene, qua ci siamo, qua veramente ci siamo. Versione Early Access, naturalmente, che ovviamente questa è l'andazzo, lo buttano così, ma comunque è già un buon prodotto. Da tenere in considerazione l'Early Access, ovviamente, perché dici, ah, prima di casino, eccetera, eccetera, che li trovi, però li aggiusteranno nel corso del tempo. Mi butto in una nuova campagna, hardcore addirittura, queste cose assolutamente, item scarcity, questo se, magari se lo giochi un po' di volte, per adesso non esageriamo. Ok, allora questo gioco è veramente fenomenale come FPS, veramente fenomenale. Hanno fatto un lavorone pazzesco. Allora, livello 1. Ci troviamo in questa stanza con dei comandi, sicuramente un'ambientazione molto futuristica. Non credo ai livelli del cyberpunk, ma qua ci siamo. Attenzione che c'è qualche irruzione, qualche scassamento di maroni. Ok, chiamo la porta e possiamo notare che siamo all'interno di quello che potrebbe essere una nave spaziale, o forse non si sa bene. Ok, comunque sta il fatto che c'è qualche tipo di invasione, cioè, ovvero i cattivoni hanno iniziato ad imperversare la regione. Ok, qua ci vuole la, la chiave viola, e naturalmente questo sistema di chiavi già rodato nel corso della storia, che mi ricorda in maniera incredibile ovviamente Doom. Qua sta scoppiando tutto, gente in fiamme, vedete, di cui rimangono solo le fiamme. Ah, posso comprare la Coca-Cola eventualmente. E ogni oggetto ovviamente si può prendere, si può droppare. Ok, è tutto in pixel art, Dr. Jones. Ok, allora, vediamo di qua, Dr. Barnes. Allora, qua se non sbaglio, perché ci ho giochicchiato un attimo, c'è questo ingresso. Tutto molto scuro, vedete che ci sono i soldati belli zozzi, belli purulenti in girula. Aspetta, sblocchiamo questo. Siamo di qua. Allora, ci sono i soldati. Iniziano ad arrivare i soldati. Malissimo, perché non abbiamo armi. Quindi evitare. Prendo questo, li evito. Cerco di, almeno cerco di evitarli. Via di qua. Allora qua, saving progress, quindi via giusta. Mi ha chiuso fortunatamente la porta. Sto prendendo dei danni. Allora, window control. Non è questo, aspetta che prendo oggetti a cazzo. Ok, ovviamente non posso uscire di qua. Comunque non siamo su un'astronave, siamo su una città, diciamo, è una città. Ok, sì, lo si vede dalla finestra. Siamo attualmente bloccati qui dentro. Vediamo light control. Ovviamente no. Dove posso andare per uscire di qui? Ci sarà qualche apertura. Ovviamente passiamo dai condotti. Tutto buio. Allora, ah, ecco, questo qua per illuminare. Flare. Ok, per vedere qualche cosa. No, non si vede tantissimo, però vabbè. Allora, molla sta roba. Giriamo manopola. Aspetta, vediamo come si esce. Abbassati tutto, eccoci qua fuori. Ok, siamo ritornati qua. Attenzione, ecco la prima arma. Ragazzi, stanno per fare irruzione, stanno per entrare e via. Oh sì, questa cosa mi piace. Attenzione, guardate anche l'animazione della ricarica. C'è tutto fatto in una maniera veramente incredibile. Cerchiamo di evitare tutto di più. Prendiamo sti medkit. Attenzione che la musica incalza. Tutta la stanza è illuminata, la mia stanza, quella reale. E quindi, ok, attenzione a questi stronzi. Ricarica. Cerchiamo di
avere mobilità, perché qua i maiali ce ne sono a dismisura. Ovviamente qua si possono spaccare. Spacca il culo, si stronzi. Bravissimo. Cerca il riparo, cerca il riparo. Esatto, bravo. Bene, esplodono in centinaia di migliaia di componenti, giusto per togliere via qualche risorsa, ma ci sta, è ottimale. Cerchiamo di scofanare anche un po' di munizioni, che non sono tantissime da quello che ho visto. Bisogna veramente... Poi se lo giocate con modalità scarsità risorse, ancora più drammatico. Allora, open door, qua possiamo andare. Vediamo cosa c'è di qua. Ragazzo! Preso alle spalle, ovviamente non poteva farci nulla. Prendiamo questo mouse. Ah, per cliccare a cazzo. Ok, possiamo interagire con oggetti così. E qua, super mega gigantesca, la scheda viola. Ok, con la scheda viola, ritorniamo qua. Ah, mi lanciano le granate, maiali, eh. Attenzione. Mi ha fatto malissimo dare questa granata. Vediamo un pochino se riesco. Allora, c'era un altro punto per inserire la scheda viola, che non era dal dottor Jones. La vediamo dov'era. Non mi ha ancora sbloccato la scivolata, scivolata che non è importante di più. Privacy mode engaged. Ok, non è di qui. Allora, attiviamo questo. Vediamo un pochino. Data pack contents, ovviamente ci sono i messaggi del codex. Vediamolo qua, la mappa. Eccola qua, la mappa dignitosa, assolutamente dignitosa, anche perché è bello complesso, tutti i log, racconti vari. Incredibile, incredibile. Ok, allora qua ci sono, guardate anche il dettaglio di tutte queste riviste personalizzate. Ah giusto, qua c'è un codice da mettere, quindi se noi andiamo a vedere nel dov'è che vado, data logs, ok, 1432 dovrebbe essere quello lì. Ok, tac, a posto. Ragazzi, li sento, prendi i medkit assolutamente. Ah, questa è la pistolazza da pazzi. Questo è il super pistolone. Allora, ragazzi, venite. Venite che questa non è una pistola, non è una beretta semplice. È tipo una Desert Eagle. E questa qua fa malissimo. Sliding and dashing. Con shift, ovviamente. Quindi vado a slittare. Così. Attenzione ai porci maiali schifosi. Prendiamo un po' di armatura, ovviamente. Passiamo qua dai luoghi più angusti. Ecco, guardalo lì. Guardalo. Prendilo da dietro. Prendilo da dietro, possibilmente. Ricarica. Ok. Oh. Bravissima. Ok. Munizioni. Possibilmente tante. Che tra l'altro le munizioni non sono facili da individuare, soprattutto con uno scatapecchio di resti umani non tanto riconoscibili. Ok, prendiamo munizioni finché è possibile, perché se rimaniamo a secco risulta davvero un bel casino. Light control, accendiamo le luci. Ok, ah, un datapad. Ok, scarichiamo i dati e del datapad stesso ce ne sbatte i maroni. Apriamo la porticina lì. Arrivano, eccoli. No ammo, no ammo, attenzione. Corri, 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 corri. Ok. Apri la porta, non è mai troppo bello. Okay. Ci arrivano in massa. Caricamento brevissimo. Ok, qua ci prendiamo dei medkit, non si sa mai, un po' di munizioni, che quando ci mettono le munizioni significa solo una cosa, che c'è gente. Attenzione, ci mettiamo un attimo al riparo e poi li analizziamo rettalmente gli stronzi. Ah, guardalo al porco. Guardalo, dove sei? Ricarica. Bella, anche l'animazione della ricarica.
Veloce. Di qua. Bravissimo. E poi fanno tutte queste macchie viola. Che colore è quello lì? Dovrebbe essere viola, forse azzurro. Piano a questi. Piano, si metti un po' sotto. Quelli si ficcano da tutte le parti. Attenzione anche alla salute, che... Attenzione, sta arrivando un'altra ordata. Meno male che un po' di munizioni ce l'ho. Non posso prendere questa... Ok. Un po' di... una curetta ci sta. Niente munizioni, eh. Ah, ecco, c'è uno stronzo lì. Perfetto. Ammo, grazie. Un po' di armatura. Vediamo cosa c'è di qua, non si va. Questa cos'è? Una sala briefing? Wow. Ok. Credits. Soldini che non ho le più belle idee cosa servono. Granata. Con G lanciamo le granatozze. Wow. Ok. Poi qua c'è l'allarme che continua a imperversare nella regione. Comunque è un gioco che ti ha buttato veramente all'interno, senza dirti se, senza dirti ma. Un po' di munizioni, ma dove eravamo prima? Bisognerebbe ovviamente riguardare un attimo la mappa, Che tra l'altro bella la mappa, perché ti mette anche i puntini e ti fa rivedere il percorso che hai fatto. Quindi magari di... Perché, no, è lecito chiedersi, ma ci sono già stato qua? Siccome alla fine poi la mappa è questa. Allora, vediamo se si è aperta qualche porta, qualche cosa che non so. No, attualmente non ho più pallida idea di dove andare. Andiamo magari di qui. Ok. C'è un memorial della terra. Che cosa è accaduto alla terra non si sa. Ah, qua ci sono gli armadietti? Ci sarà una combinazione specifica? Sarà un puzzle, una di quelle robe lì? Comunque qua tutte le porte chiuse. Ah, eccoci qua. Attenzione che arrivano i maiali. Forse. Sento, mi sparano. Veloci. Dove siete, ragazzi? Dove? Ok. Li sento sparare. Eccolo là, lo stronzo. Un diavolo sei arrivato lì, non si sa perché, non si sa per come. Allora, siccome qua c'erano degli schifosi, magari ho sbloccato... Ah, ecco. Ok, c'era un interruttore che mi ha aperto che cosa. Attenzione, arrivano. Reload. Madonna come resistono. Lo vedo. Questi qua col rosso sono più resistenti, più spizzi, eh. Buttati proprio a capofitto contro i nemici, bravissimo. Ok. Mi sto curando in qualche modo. Attenzione. Uso un medkit. Porca vacca, fanno malissimo. Mi carica ancora. Vediamo se c'è qualcuno. Eccolo là. Bravissimo, ricarica ancora. Munizioni. Ok. Allora, quella porticina, quell'interruttore, che cosa mi ha aperto? Questi sono i bagni. Possiamo utilizzare il sapone. A sbuffo proprio, anche carta igienica, possiamo lanciarla. Devo provare a lanciare oggetti random contro i nemici. Vedere un po'. Magari la carta igienica no, però un estintore, sai com'è in faccia, non è proprio bellissimo. Ok. Forse mi ha sbloccato... No, qua c'è la camera mortuaria. Forse la terapia intensiva. Aspetta che qua dentro... Non so come arrivarci, lì dentro c'è una... Ma è tutto chiuso. Forse sì. Ecco, se mi fico qua dentro... Ok, qua è tipo una stanza segreta, c'era... Oh, le telecamere, un po' di armatura. Sblocchiamo. Ok. Vediamo.
Non mi ha dato nessuna indicazione su cosa sia stato sbloccato. Assolutamente no. Allora, questa mi fa ancora salire. Mi fa salire ancora. Ok. Ragazzi, dove siete? Aspetta, che arrivano qua. Attenzione che sparano qua. Un medkit, per cortesia. Dove siete qua? Bravo. Ok, ce n'è ancora? E questi si nascondono proprio, spuntano dalle fottute pareti anche loro. Allora, qua non c'è niente. Questo cos'è? Lock stage cabinet. Che mi ha sbloccato che cosa? Qualche cassa. Scoprirò solo vivendo. Andiamo di qua pieno di barelle, perché questa dovrebbe essere la terapia intensiva. MRI exam. Ok. E mi butto all'interno. Cos'è la risonanza magnetica? Ok. Allora di qua non si va da nessuna parte. Bisogna un po' smazzarsi. Bisognerebbe studiarsi un po' la mappa, ovviamente. Ma la mappa è bella complessa, né? Bella incasinata. E boh. Vediamo qua. Light control. No. Io sono arrivato da qua, eh? Sono arrivato perché sì. Bisognerà uscire da qua in qualche modo. Ah, ecco. Ok, mi butto in ascensore e taglio i fili. Lol. Cado con dimestichezza. Attenzione che non è che anneghiamo qua, eh. Allora, aspetta. Tirati su, tirate su, tirate su. Non puoi salire. Aspetta, eh. Bravissimo, che ti prendi questo. Allora, qua è tutto buio e non vedo un cazzo. Non vedo un assoluto cazzo. Non si vede nulla. E vado un po' a stima, sentimento. Allora, questa cosa qua mi ha portato. Ah, ma sono sott'acqua, non mi dire. C'è l'ossigeno. Ma non vedo niente. Madonna, c'era pure. Allora, di là no. Non vedo assolutamente niente, porca vacca. Poi c'è sta luce addosso. Che palle. No, 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 ritirati un attimo su. Ritirati su, ritirati su. Ritirati su, ritirati su. Dai! Non mi hanno messo una torcia integrata, magari nel fucile. Io non vedo niente, non vedo assolutamente niente. Sta cazzo di serranda, porca puttana, che schifo. Allora... cioè, forse riesco a intravedere qualcosa. Mi giro di qua. Altre munizioni. Allora, stiamo andando nella parte giusta? Forse sì, forse... no, perché hai droppato la... questo? Devi prenderlo, se no non vediamo niente, eh? Soprattutto qua che è scurissimo. Ok. Allora, usciamo di qui. Prendi medkit. Ah, siamo al massimo. Eccola qua. Allora, qui iniziano i casini. Perché sta crollando veramente tutto. Qua ci vuole la chiave blu, ovviamente. Non ce l'abbiamo. Qua ci vuole un codice. E non ne ho la più pallida idea. Nemici. Vediamo. Stiamo sempre allerta. Questo sblocca. Ah, ci vuole la chiave, giusto. Una chiave per sbloccare. Guarda qua che roba. Pieno di stanze incasinatissime. Ok, questa dovrebbe essere una scorciatoia. Questa è una porta che si apre. Sì. Madonna, c'è tutta una concatenazione di stanze. Davvero da urlo. Sicurezza livello 3. Sti cazzi. Non è di qua.
Continuiamo ad andare di là. Vedete lui che si frappone questa manina perché sta esplodendo tutto. Interazione, apertura. Vediamo qua chi c'è. Ragazzi, dobbiamo andare qua, chiave blu richiesta. Ah ah, mi hanno spento le luci gli stronzi. Mi hanno spento le luci. E là. Non fate scherzi. Ah, guardali. Riparati. Oh no, oh no. Giù, giù. Ok. Guardalo il maiale. Dammelo anche a me quel fucile a pompa da paura. Porca miseria, ha fatto malissimo. Perché non me lo dà? Ok. Ci sono ancora gli stronzi. Eccolo qua. Scarica tutto il caricatore. Ho bisogno di munizioni. Non c'è una munizione in giro, ma zero. Porca vacca, vediamo del... Posso andare con i pugni, ovviamente. Di sto pistolone non ho granché di roba. Boh. Siamo scarsi di munizioni. Ah, eccola qua. Questa è, però è la chiave... Allora. Vediamo se c'è... qualche indizio. Datalogs. 5478. Ok. Dov'è che bisognava mettere il codice? Munizioni però niente, eh? Attenzione! Arrivano. Lanciano fumogeni, lanciano di tutto. Ok. Mi ricordo più dov'era il cavolo di codice. E qua è tutto un casino di stanze veramente incredibile. Ah, guarda questi! Attenzione! Ah, li ho presi da dietro i maiali, Si sono messi lì con la barricata. Allora, questo... Ah, posso fare così? No. Era uno spazio troppo angusto. Allora, qua forse era ancora indietro, ma queste robe le posso togliere? Che sono in mezzo alle palle. Ok. Non era quello il codice, vero? Presumo proprio di no. Era qua. Allora, com'era il codice? 5478. Sarà questo? Boh. Era lui, sì. E qua dentro troviamo un altro datalog con dei dati. E... Hola! Lo shotgun! E mo so cazzi, ragazzi! E mo so cazzi! Buona minchia! E qua i danni... Guarda, col pompazza! Non si scherza più un cazzo! Distrugge... Addirittura distrugge gli scudi. Datemi un po' di carica. Non c'ho più medkit a disposizione. Questo è disdicevole. Molto disdicevole. Allora, da qua. Siccome ho preso questa cosa... non so se sia opzionale. Ma sicuramente no, perché... O forse sì, magari la stessa arma la ritrovi... un po' più avanti. Va bene. Boh. Ci gettiamo a capofitto. Nessun'altra munizione in girula. Ma neanche per sbaglio. Sala di controllo. Magari qualche interruttore. Di quelli decisivi sicuramente si notano. In mezzo a tutta sta marea di terminali. Vediamo qua. Munizioni. E qua c'è niente di interessante. Pensiamo che magari il tizio, il responsabile del reparto qua, che ci aveva la chiavettina. Allora qua posso buttarmi qua dentro? Ah no, pensavo magari, chissà quanti segreti ci sono in questo gioco ancora da svelare. È tutta una scoperta, poi ripeto, bisognerebbe andare lì con la mappa, andare a vedere i percorsi, che comunque ti aiuta con i percorsi fatti, tutte tratteggiate. Però comunque
un bel mappone, bello complesso, bello vecchio stile, armi belle soddisfacenti, anche belle animazioni, vedete, di ricarica, di esplosione. Però tutto condito da questa, di questa aria di vecchiume che però mi inorgoglisce a dismisura. Ok, ci voleva quella, non era quella blu, era quella viola. Wow. Ah, ma qua c'era qualcuno che faceva compleanno, c'è ancora le torte. Si possono mangiare. Ma mi recupera la salute, che ha 2 di salute. Però, micchia, 2 di salute. Però mi sono fatto una dose di glicemia da far schifo. Benissimo. Allora, qua, controlla il controllo, me ne frega. Attenzione ai maiali, eccoli qua. Ricarica subito, colpi in canna, ragazzo, colpi in canna. Dai un colpo, attenzione che qua mi va ad incasinare la vita. Lo prendi dall'altro lato, ragazzo. In faccia, guarda, in faccia. Boom! Così, rischio perché mi fa un sacco di danni, ma bello soddisfacente il colpo in faccia. Mangiamo delle altre torte. Use keyboard. Qua cosa c'è? Datapad. Ok. Benissimo. Devo recuperarmi dei medkit in giro, magari qualche cosa ci sarà. Un po' di munizioni. Vediamo di qua. Facciamo un po' di vandalismo, un po' di torte. Ok. Delle curette, che non sono mai male. E boh, ragazzi, il giro è questo, Guardate, cioè, guardate che figata. Porca miseria. Ok, nella marea di... sparatutto in prima persona. Questo è proprio lo sparatutto che mi piace. Lo sparatutto che porterò alla fine. Assolutamente, assolutamente... anche se lo finirò, che già in early access, dovrei aspettare l'uscita definitiva. Però vabbè, non si può aspettare, o almeno per me non è ammissibile. E ci vediamo per un altro gioco. Saluti.